Sì, sono stati 12 mesi per noi certamente molto importanti. Abbiamo concluso bene, integrato delle aziende che abbiamo acquisito, che ci hanno dato l'opportunità di espandere il business al di fuori dell'Italia in modo significativo. Quindi un business che oggi ha una proporzione equilibrata tra quello che noi facciamo in Italia, facciamo in Europa e negli Stati Uniti. Con anche una presenza in Asia che stiamo sviluppando. Quindi c'è un business certamente più globale di quanto era 12 mesi fa, però che è partito su delle solide basi e che ha mantenuto, questo ci tengo a menzionarlo, un cuore, un cervello qui in Italia, qui specificatamente a Gallarate. La tradizione è quella della IRCA della famiglia che ha fatto crescere questo business in modo molto importante e sono i valori della famiglia che noi dobbiamo mantenere anche oggi che abbiamo l'ambizione ovviamente di diventare un'azienda che ha una presenza più globale. Quindi questo aspetto della tradizione è fondamentale, deve essere coniugato comunque a una continua ricerca di nuovi prodotti e di nuove tecnologie e questa è una cosa che noi oggi stiamo facendo. Se riusciamo a mantenere questo connubio, io credo che abbiamo molte opportunità in futuro per il nostro gruppo. Il Family Day è per noi un momento molto importante perché, come dicevo prima, la IRCA è un'azienda che ha una tradizione forte di famiglia che deve essere mantenuta. E inoltre c'è questo rapporto con le persone all'interno del nostro gruppo in generale, quindi ovviamente non soltanto qui in Italia, che è certamente una forza per noi e che vogliamo coltivare e mantenere. Aggiungo il fatto, perché ora siamo qui a Gallarate, qui in Italia, che c'è anche un aspetto di contatto, di vicinanza poi alla comunità, quindi alla comunità dove noi oggi siamo, qui vicino a Varese, e molte delle persone ovviamente che lavorano da noi sono anche in parte di questa comunità e quindi credo che ci sia un aspetto di reciproco grande rispetto che vogliamo continuare a mantenere per il futuro.